Il tumore del polmone rappresenta tutt'oggi una delle patologie neoplastiche a maggiore incidenza, sia nel sesso femminile che nel sesso maschile, sia in Italia che nel resto del mondo. Se in circa l'85% dei casi la malattia è dovuta al fumo di sigaretta. Dovete pensare che se ad oggi tutti i fumatori smettessero all'istante di fumare, il tumore del polmone diventerebbe una patologia neoplastica rara. Dunque, cosa possiamo fare se siamo dei forti fumatori e non riusciamo a smettere? Prima cosa, richiedere aiuto a persone competenti. Sia in Istituto Tumori che in generale in Italia sono attivi dei centri antifumo che vi potranno aiutare senza giudicarvi. Inoltre, cosa possiamo fare se siamo dei forti fumatori, per cercare di avere una diagnosi precoce di neoplasia? Si può partecipare a dei programmi di screening che abbinano l'uso di TAC seriate nel tempo a anche all'incentivazione della diminuzione dell'abitudine al fumo di sigaretta. E questi programmi sono attivi sia in istituto che in altri centri, che in altri centri in Italia. Anche per la malattia avanzata, ultimamente le prospettive sono molto migliorate perché sono arrivati dei trattamenti nuovi come l'immunoterapia e il potenziamento della caratterizzazione molecolare della malattia permette ad oggi di fare dei trattamenti sempre più specifici che permettono di avere una lunga quantità di vita con una buona qualità di vita per tutti i pazienti.